even get some calls. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 58esima puntata della serie su Farming Simulator 17. Oggi sono in compagnia, qui a fianco a me abbiamo Mosterina sulla trebbia. Ciao a tutti. Eccola qua, poi abbiamo Divri Channels qui con la class. Ciao a tutti. Poi abbiamo Darkness in riconcimazione terreni. Ciao a tutti. Abbiamo l'immigrato, beh quello se non c'è è meglio che Bravo, porta sfiga. Eccolo qua. E poi abbiamo in modo morroso. Abbiamo anche Marchetto. Ciao a tutti. Eccolo qui. Bene ragazzi, allora stiamo continuando. Stiamo continuando le trebbiature e quindi posso dire anche che rimorchio qui che ci ha dato in prova Tony veramente veramente ottimo, e quindi lo terremo sicuramente. Poi appena Tony ritornerà ci combineremo con soldi e altro. Ecco qui DVD che sfrutta la grande capienza del rimorchio qui, oversize slot. Eccoci qua. E anche il campo 30 è finito. Abbiamo fatto veramente un bel po' di litri e adesso bisognerà... Oh, guarda qua che rompe a tre. Guarda, Mosterina dopo si lamenta dei conti che non torna, finanze dell'azienda. Vabbè, tanto dopo demo a colpo all'immigrato. Non importa. Ecco, prima o poi avrò la mia vendetta. I piopi Sì, avremo i pioppi da trebbiare, abbiamo biogas da svuotare, però abbiamo anche tutti i campi da riconcimare, quindi molto molto da fare. Dobbiamo posizionare anche pollo è mia quella. Dobbiamo riposizionare anche un fienile praticamente dalle vacche, perché in modo da tenere più paglia, dato che la paglia è molto voluminosa. Ci stanno pochi litri diciamo stoccati così nella baracca dove sono tuttora, quindi avere magari un fienile che ne tiene 250.000 litri sicuramente dopo siamo a posto per molto molto più tempo. No, ma DVD ti sei sdoppiato per caso, perché vedo uno qua e un altro di là. I tasi immigrato tendi trattore. Oh, sono non ho ancora bevuto proprio doppioni, quindi Marco, guarda che Podò vede Podò immigratus, vede ma è la ma è proprio a specie scientifica o Podò immigratus. Abbiamo la pecorella brontolones e sempre. Cos'ha sto immigrato? Cosa che fa? Vedo praticamente dice che vede doppio, vuol dire che il beve sulla posta della uno. Beh, la bottiglia di spritz è ancora subito ancora piena, subito quindi... analisi immediate del cervello intanto e dopo il resto. Perché il cervello? Perché non si è sicuri della funzionalità. È il problema se catarlo cervello di esso. Abbiamo abbiamo ricercatori da tutto il mondo e quindi sicuramente casomai anche magari qualche fans così che segue, se per caso magari anche loro stanno studiando magari archeologia, cose così, e vogliono cercare di trovare la mente dell'immigrato, si diano pur da fare. Almeno bene, un po' di attenzione. Detto questo, chiusa questa parentesi, andiamo adesso. I silos di casa stanno riempiendo anche quelli, abbiamo molti molti silos pieni, quindi questa puntata potrebbe essere anche una puntata di vendite. Appena abbiamo una bella offerta o comunque c'è un buon prezzo, qui bisogna assolutamente vendere perché siamo full. Comunque capo Tony che sta bene a Trebbia, perché Tony è sempre meccanico, è ottimo come meccanico, ha dato una bella revisionata. Serviva proprio. Ma cosa succede? Maria, beh, cos'è che ha trovato? Un ragno dentro la trebbia, Mosterina? No, che ho fatto scherzo. Tutto un colpo cibi da merda, ma questo pennetto. Guarda qua, la barra tutta rotta. Ancora un'altra volta qua. Un'altra volta barra rotta, mamma. È colpa sua, Ah, che Tony mi ha tirato io. Me l'ha buttata su un albero. Ah, e stia, sarà mezzo piegato ormai. Sì. Ecco. Vabbè ragazzi,
ripugniamo qui la bestia di rimorchio e vediamo di riconcimare i campi, riseminarli, riprepararli e poi... Marco, prestami il camion un attimo che fa un po' di trasferimenti al treno. Ok. Ebbene, poi vediamo, ecco qua, botte, quindi prendiamo un trattore di tutto rispetto che non c'è. Cercasi trattore di tutto rispetto. Trattori di tutto rispetto non ne abbiamo. Siamo a secco di trattori, qua abbiamo tanti operai quest'oggi. Vabbè. Il Valtra sotto la botte a tre assi. Mamma mia, poverino. Vedremo cosa è in grado di fare. 94 ore intanto, dai che arriviamo a 100 ore e stappo bottiglia di vino. Perché mi sa che e vai. Male a mano perché ho avuto un piccolo problema tecnico, mi si è bucata una ruota e mi sono ribaltato leggermente. A posto, vuoi che faccia il cambio con l'altro chi è che ha il più grosso? Massey? Pino. Nessuno? Dove? No, il Massey. Il Massey. Non prende. Marco, c'è il Fender qua a casa. Dove c'è il Fender? È lì. Marco, sei orbo. Vedete gli otai? Dove? È qua, guarda, qua. Mamma mia, è il sconto là, maledetti. Cioè, non so, mi copre i mesi con i teloni, no? E dopo penso che mi ha risciuto che sia una seminatrice, un erpice, invece che sia il trattore. A proposito di erbice, c'è il collab l'archiatore là, che è là da l'archiatore serve per il mais, quando sta per crescere si passa l'archiatore, no? Tutti lo passano, non so, sicuramente anche nella realtà, certamente io penso 99% delle persone passa l'archiatore con le piantine del mais quando sono piccole. Sicuramente, ragazzi, se volete lasciare un commento riguardo quanti di voi passano saltatore, se concimate prima, dopo, se usate il cariolino. E sottolineare che l'immigrato ha sempre torto. Perché devo sempre star qui a ragionare con gente, vuole da sempre colpa a me, oppure fa questioni inutili, oppure chiede commenti. Non è che... Vedete che è torto. Poi fa che tanto. Vabbè ragazzi, partiamo qui a concimare, poi vedremo di comprare, finire dalle vacche, sistemare tutta la questione paglia e poi eventualmente continuare a vendita l'insilato al biogas, perché stiamo facendo anche quello. E ora qua DVD, dato che siamo in zona, siamo preso una pizza qua, l'Hypercube qua, mangiare una pizza, andiamo a pie un attimo a vedere qua. Girarti qua per andare dai vacchi. Buongiorno signore, molto bella la sua cravatta, elegante. Guarda qua. Ecco qua, sgabbiotto. Guardi nuovo, qua, cosa che ti maledetti. Allora se stazione pulizia qua, quel bandiere, voluto che sia proprio questa. Sì, cioè era questo il coso che era trovato, guarda, adesso gli cava i cartoni e subito. Perché l'altra volta così si passava la macchina e si ga ferma qua niente, si ga ferma niente, bisogna stare questa quasi non la stazione di pulizia. Allora mi sa sì, o si ga ferma per fare un controllo al stabile nuovo che sta aprendo. No guarda, o... adesso guarda dentro la finestra così i quadri dei sceriffi, guarda che malediti c'ho. Vabbè dai, andiamo avanti che arriva impresario vacche, per piazzare il fienile nuovo qua e... Dai che facciamo una bella corsetta. Facciamo una corsa un po' più rapida del solito. Bene, siamo arrivati sì no. Metti più accendere ormai, se no guarda che bea vacche grosse che cos'è qua, guarda tutto. Guarda che bea vaccona proprio, guarda. Comunque, detto questo, bene, abbiamo questo spazio qua che si potrebbe utilizzare per il fienile. È un po' in pendenza, vediamo se l'ingegnere qua mi accetta lo stesso. Allora, vediamo un attimo per prendere il fienile. E così poi vedremo anche quanti litri di paglia abbiamo stoccati posizionando il fienile. Fienile, 90.000 euro, va bene. Come vedete abbiamo paglia e fieno, non erba purtroppo. Fienile, purtroppo. Adesso qua bisogna...
Dove sparito l'uomo? Chi? L'uomo chi? Io? Non te vedo altro. Sto posizionando il finile qua. Però il problema... Ma perché mi ne posso ruotare? Mi è finile. E te puoi ruotare. Ah, è finile, non si ruota. Come no? Devi usare QE per ruotare. Arco can... Ah, mi passavo allora, il freccetto o tubo... Cosa mettiamo? Il tubo verso la strada? Il tubo qua? Verso la strada, sì, sì. E dove che te scarichi? Verso il campo. Bene, allora lo mettiamo un po' così sul bordo della strada. E dopo vediamo. Bene, posizioniamo qua. Eccolo. Oh, finalmente. Oh, adesso qua. Mi metto a trasferire a paio. Guarda qua, l'impresario qua subito fatto tutto, però... Però qua c'è un problema sulla porta, qua si è sguarata tutta. Vediamo se con questo riesco a scaricare Fein. Qua ragazzi, adesso chiamo Musterino e mi porta un legno per tenere ferma la porta qua, perché mi ha detto che si è rotto una cerniera. Allora adesso vediamo di chiamare Musterino, vediamo se risponde, sarà dormiente sulla scrivania. Pronto? Pronto? Pronto, Mostrina, sono io. Ciao, dimmi. Hai ancora un legno sulla macchina? Un tronco là? Sì, famoso legno tuo, sì, certo. Puoi portarlo qua dalle vacche, perché ho comprato un fienile nuovo, però ho una porta che non sta su, allora volevo metterlo per sicurezza. Porta anche qualche chiodo. Ok. Va bene, dai, ti aspetto qua, ci vediamo dopo. Va bene, a dopo. Va bene ragazzi, adesso qua quando arriva e intanto vediamo quanta paglia ci sta, intanto vediamo di organizzarci un attimo. Guarda un po', devo portarmi anche le viti. Oh, ma c'è la polizia? No, non ci credo. Signora, Costi. Senta, mi dia la patente e il libretto per cortesia. Prego, tenga. Aspetta, okay, che slaccio un po' la camicia. Mi scusi, ma... Ma lei sa che non può portare questo tronco in questa maniera? Ma... è tutto all'onore? No, assolutamente, non va bene questo. Mi dispiace, gli devo sequestrare il veicolo e anche il carico. In più dovrà pagare pure una multa. Ma dai, faccia il bravo, dai, su. No, mi dispiace, non posso proprio... Dai, Storia. È un uomo bello possente, molto affascinante. Per favore. Guarda che così mi metti in difficoltà, signorina, ma... Gli offro una cena, un appuntamento. No, appuntamento non mi dispiace, no. Senta, facciamo così. Visto che è la prima volta che la vedo in zona, quindi facciamo così... non gli ritiro il veicolo, ma comunque l'albero lo porto via, purtroppo non posso fare altrimenti, e comunque dovrà pagare comunque una piccola multa, purtroppo. Ma dai, lo so che lei è buono, per favore. No, il tronco deve venire per forza, mi dispiace. No, ma la multa no, per favore. Va bene, su, dai. A molta non gliela faccio. Però comunque, se la prossima volta la becco in una situazione del genere, ti prepari, multa, ritiro patente, veicolo e sequestro del carico. Va bene. Grazie. L'aiuto. No. Ecco. Ce la fa? Aspetti che le apro il portellone. No, non si preoccupi. Ah, già fatto? Sì, sì.
Aspetta che mi tolgo dalla via, così può passare. Va bene, mi raccomando, per la prossima volta. Ok, arrivederci. Arrivederla. Che scatenato. Però è affascinante. E ora qua capo, viene su tutto, oggi ho trinciato sotto. Sì, guarda, ma che ultimi potete, va a vedere il sito se funziona bene. Sì, sì, adesso guarda, dovrei arrivare anche Morsterino, ormai c'è mezz'ora che ha goccia male. Cosa dovevi portare qua, scusi? Un legno per tenere a porta, ti sei, si è garrotto a cerniera là. Ah, Morsterina, sì, qua, ma è legno, dovete portare il legno. L'avevo preso, ma... Mi ha fermato la polizia. Come ha fermato la polizia? Oh, il legno qua dove sei? Ha fermato la polizia. Dove vedi? Polizia? Sì, no, sì. Dai, non che credo. Sì. Mi voleva sequestrare la macchina. Addirittura. Farmi la multa. E poi anche il carico. Ammartia vergine. No, adesso partiamo con queste rogne qua. No. Stavo di stavolta, ieri mi ha posto senza invece. Guarda, ti metto qua. Mi tocca tagliare... I chiodi ce li ho. Aspetta. Dai, almeno i chiodi. Dammi qua i chiodi. Sono riusciti, li ho nascosti perché non si sa mai chi li prendeva come un'arma. Sì, sì. Dai. No, che credo, pensavo che sto paese qua che scampiamo via invece. Niente, sto paese qua invece mi tocca rognar che... Vabbè, dai, che ancora il carico, invece un tocco di un albero, non è roba niente costosa, però aveva a portare via macchina, cioè, guarda che dopo restiamo l'operaia qua senza macchina. Dai, ma che poi? Sono riuscito a convincerlo perché prima di scendere mi sono slacciato un po' la camicia, sai com'è. Poi sì, vabbè, dai. L'ho sedotto un po'. Chissà che hai inebriato un po' la mente, allora magari è riuscito a... Infatti mi ha preso solo il carico. Vabbè, dai, niente, bisogna stare più attenti a trasportare cose sui rimorchi normali. Perché sennò qua dopo inizia troppo rompimenti di scatole, non va più bene. Vabbè, dai, allora taglieremo un altro albero qua in zona, dopo lo metteremo qua su sta porta. Ma intanto... non mi pare neanche vero. 5 di fa, neanche 6 era. Ma portiamo. Se vedeva Tony che portava a Trebbi al classe, no? Cosa fai? Mi metteva tutti quanti in galera? Immigrato per primo? Perché. E saranno tutto buttato via. Sì. Vabbè. Che poi era anche molto rigido. Molto cattivo. Orco, anche Mario. Per carità. A posto, proprio quello giusto se che mi beccamo. Sai che il mio gamma andasse da Russia perché qualcuno che da aver parlato. Io bom. Perché mie Tony siamo andati in Russia a fare un lavoretto di recente. Infatti a breve stiamo aspettando un carico importantissimo, un 4 container tutti sigillati, tutti particolari, e allora sicuramente magari con una mezza idea sicuramente qualcuno aria si è insospettito un po' troppo e mandato magari qualche controllo. Vabbè, niente mostrina, ritorna pure in ufficio e vai piano perché sennò quello là ti ferma anche se vai un chilometro orario in più del solito. È un notato. Niente, adesso noi taglieremo un albero qua, gli metteremo un sostegno alla porta e poi... Ma fermo, il braccio chiamare falegname a sto punto. No, falegname, mi costa, schei, falegname. A multa non ti costa, mi schei. Non si sapeva... Io. Non si sapeva mica che c'era. Vabbè, dai,
niente, purtroppo va così, intanto vedremo di andare avanti con quello che c'è da fare intanto, perché sennò qua siamo tutti fermi. E niente, DVD, infine, quanti litri sono stati qua? Guarda, non ho neanche guardato, adesso arrivo da un'occhiata. Vediamo. Sto subito andando da bere. Se vuoi guardare tu, vai sotto quel caro misciatore e vedi subito. E ci vediamo, eh. Ciao, ciao. Ciao. Aspetta, mi ciao, era comparsa, mi era chiamami, comparsa una cosa. Mi raccomando. Ecco qui, ragazzi. Chi è? Aspetta, aspetta. Sagale. Ah, non lo so. Occhio qua. Ma nostrina, stiamo lavorando con i mezzi importanti qua. Allora, ieri ho pulito bene la macchina. E fortunatamente durante il controllo non si è accorto di avere, cioè che io ho un documento qua, sai quelli? Quelli? Cosa? Chi? Come? Ho trovato un documento. Ah, sì. Dammi qua che... Che... Ce l'avevo lì, per fortuna non se ne è accorto. Dammi qua tutti i conti, gli ultimi... Chi che sei qua? Ma è emozionale. Occhio. Gli ultimi conti, quelli neri o là, degli incentivi. Dammi qua che nascondo subito qua in zona... Qua così, qua dalle vacche sicuramente in mezzo alle tame di certo. Marco, nessuno va in cerca. Ieri 47.000 litri. Ecco. Bene, mostrina, poi se mi lasci stare le vacche qua, dopo puoi ritornare in ufficio. Ok. Pulisci le scarpe prima di entrare in ufficio. Sì. Occhio qua. Oh. Bene, ma ragazzi, quindi 47.000 litri, esatto, avevamo questa zona qui piena, quindi adesso con il fienile sicuramente ne potremo stoccare molta di più. Vabbè ragazzi, niente, direi che anche per questa puntata è tutto, adesso sarà da vedere nelle future puntate la pulizia quanto romperà le scatole. Mi sa che qua la festa è un po' finita, quindi dovremmo stare un po' attenti, fare le cose un po' in regola oppure farle di nascosto e in velocità. Vabbè, vedremo di avvisare anche l'immigrato che si pettini un po' i capelli e si metta un po' qualche vestito nuovo, che ormai sono 6 mesi che ha gli stessi vestiti addosso, che almeno se lo ferma e capisce che non è proprio mai tanto immigrato, ma una mezza via. Bene ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao.